perché studiare tutto l'anno, studiare per 5 anni, studiare un mese quando puoi risolvere tutto in pochi giorni, addirittura in poche ore. È vero. E sono, ho trovato un libro qua adesso sulla mia console. Ma come? La Bibbia dello studente di successo. Oh. 5 passi per laurearti velocemente con voti alti, addirittura, capito? Quindi io anche mi sono già stancato a leggere la copertina. Cioè, per cercare di redimerci, insomma, e passare dal lato oscuro dei bigliettini a quello dello studio, sono venuti a trovarci i due, anzi Andrea Conce e Giuseppe Moriello, mental coach e memory coach rispettivamente. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi. Tra l'altro vestiti come la copertina del libro, capito? Andrea di verde leghista e invece perché lui è di Caserta. I nostri colori verde e blu invece con Giuseppe. Allora, come allora, voi siete coautori di Metodo Universitario, cioè anche il sito metodouniversitario.it, sì, giusto? Sì, sì, sì. Di cosa parla? Come si fa a studiare, insomma? Ah, sostanzialmente il metodo universitario è il primo metodo universitario per studiare meglio in meno tempo, sì. Quindi qui ci siamo capiti. E sostanzialmente il problema più grande degli studenti è che, non avendo un metodo, sì, si chiudono in casa a studiare e questa è l'unica strategia per studiare meglio. Magari tutto l'ultima settimana, capito? Rinunciando ai piaceri della vita. Esatto, quando invece in realtà, lo so che si scherza tanto, però non c'è bisogno di barare, perché con le apposite strategie veramente ti sembra di barare, cioè ti sembra come se tu c'hai un trucco segreto, ma in realtà è legale. Sì, è tutto legale. No, no, legalità. Non siamo e noi vogliamo imbrogliare i prof, scusa. Mi dispiace deludervi, però non usiamo bigliettini. E quindi, scusa, cioè, no, i professori, cioè, quindi vi conoscono, sanno che voi fornite questi strumenti? Qualcuno sì. Sì, sì, ci sono addirittura dei professori che consigliano agli studenti di venire ai nostri corsi. A nostra insaputa, perché non lo sappiamo. Comunque lavoriamo principalmente con gli studenti. Abbiamo appena fatto un corso a Roma con 300 studenti dal vivo. Stupisci il professore. Stupisce il professore live, perdonatemi, sono emozionato. Se li stupiscono davvero? Sì, sì, cioè di base, se tu acquisisci delle tecniche di memoria, per esempio, delle tecniche di esposizione magnetica inserite all'interno di un metodo, perché non esistono tecniche magiche né formule magiche, ma esiste un metodo, una procedura. Di base, sì, puoi stupire il professore all'esame. Guarda, secondo me è proprio una cosa figa, perché ultimamente più che stupisci il professore live, cioè colpisci il professore live. Quindi cioè, è proprio una cosa figa. Però a me queste cose un po' dispiacciono, devo dire la verità, eh. Cioè, nel senso, mi fa piacere che loro ci diano tutte queste informazioni, però la bellezza di poter andare a un esame e dire impreparato! Non ho studiato un cazzo! Anche quando torni a casa, però. Beh, sì, farti cannare, capito? Farsi bocciare per poi ripetere l'anno e sapere più degli altri. Cioè, quelle sono le cose positive. Qualcuno ve lo dice? Se uno dice, vabbè, prendi 30 anche se non hai studiato un cazzo, non è bellissimo! Scusate, però a questo punto io sono curiosa. Una piccola tecnica, un qualcosina che potete anticiparci. Giusto, insomma, un assaggio. Cioè, come faccio a prendere 30 se non ho studiato? No, aspetta, allora, come faccio a prendere 30? Studiando, perché non è che senza aver studiato, non è che sono dei prestigiatori. No. Scusa, è pagina 5, allora, prendere 30 senza aver studiato una mazza. C'è scritto. Allora, no, ma molto spesso, anche semplicemente darsi delle priorità, no? Molto spesso uno parte a studiare, parte all'introduzione e si fa dalla prima all'ultima pagina. Esatto. Mentre ci sono delle cose nel libro che dico non frega niente, ma nemmeno al professore. Sì. Già semplicemente farsi una classifica delle domande e approfondire la preparazione a seconda della domanda e dell'argomento è già uno studio qualitativo, cioè uno studio quantitativo. Non è oggi ho studiato 50 pagine. Noi facciamo studia per domande, cioè tieni conto che il professore è umano, no? Quindi lui vuole sapere delle cose, ce l'ha a cuore, focalizzati su quelle. E poi dopo, se ti avanza il tempo, fai dettagli. Ma quindi, cioè, lo studente viene da voi e segue tipo un percorso, o cioè dura tipo. Cioè, quanto dura la vostra consulenza? Possiamo chiamarla? Noi non facciamo più consulenze private, perché non ci stiamo più niente. Abbiamo migliaia di studenti in Italia. La nostra pagina ha più o meno più di 100.000 fan. Nessuno vuole studiare, insomma. Per farvi rendere conto. No, è che non ci stiamo dietro. Sono troppi quelli che. C'è troppa gente che non vuole studiare, quindi. di base c'è il nostro libro, poi ci sono altri nostri corsi online che vuole fare, insomma. Però diamo tanto materiale gratuito sul nostro canale YouTube, sul nostro sito metodouniversitario.it. Comunque praticamente è come facevo io alle superiori, cioè studiavo soltanto i rettangolini grigi, capito? Le domande e rispondevo a quelle, punto e basta.
risposta, capito? Di base è la prima strategia, cioè studiare per risposte, come diceva giustamente Giuseppe. Esatto. E non per il libro, che la maggior parte degli studenti studiano per il libro. Che te ne fotte del libro? C'è, che te ne fotte dei greci, dei romani, della Mesopotamia? C'è questa onnipotenza sacrale del libro. No, devo fare tutto il libro, perché sennò non è vero. Devi studiare. Bisogna studiare per risposte, perché il problema non sono tanto le domande, sono le risposte che devono. Bravi, copiate, giusto, amici, copiate. Qualsiasi cosa voi diciate, sappiate che Pippo Lo Russo se la rigira a suo favore. L'abbiamo capito. N2O su M2O. Oggi in AQPP sono venuti a trovarci Andrea Concio e Giuseppe Moriello, autore di Metodo Universitario. Ciao ragazzi. Ci hanno portato un bel libro, si chiama La Bibbia dello studente di successo, visto che oggi stiamo parlando di metodi per studiare o per copiare, insomma, ma per studiare ottimizzando i tempi sarebbe l'ideale, effettivamente. Sì. Esatto, La Bibbia dello studente di successo. Potevate scriverla 20 anni fa, che mi avete fatto bocciare due volte. Ce l'ho detto spesso. Nel fuori onda hai detto una cosa simpatica, ovvero tutto ciò che fa fare in meno tempo, com'è? Di base, tutto quello che fai meglio in meno tempo ti viene meglio, cioè qualsiasi attività, scusami, ti viene in modo più divertente. Ah, più divertente, in meno tempo. Sì, perché se tu sei abituato a studiare in un mese e poi dopo studi una settimana, di base già questo ti fa divertire di più. Ok. È come giocare alla PlayStation, no? Tu giochi alla PlayStation, sì, né un livello troppo facile né un livello troppo difficile. Se è troppo difficile spacchi il CD, dici non ci voglio giocare più, come facevo io quando ero okay. Se è troppo facile non ci giochi perché ti annoi. No, quindi tutte le, cioè la concentrazione, perché gli studenti sono deconcentrati molto spesso perché studiano troppo. Io do 2 mesi per studiare e oggi c'è, mi annoio. Ma va, vale per tutto questa cosa dell'ottimizzazione del tempo, tranne per il sesso. Cioè se il sesso devi scrivere in più tempo, è il contrario. Come venire in un secondo ma far sembrare che duri un'ora, capito? Quindi che stanno dando la loro testimonianza. C'è chi dice: buongiorno, un mio amico ha studiato durante la notte dell'esame la notte prima dell'orale. Esatto. Ma come? Addirittura. Lo facevo anch'io, così mi rimaneva tutto in testa. Se uno non c'ha il metodo. Ma è possibile studiare in una notte una roba, cioè così tanto? Sì, sì, c'è sempre il trucco che ti metti la lezione del professore nelle cuffiette. Tu dormi. Ma funziona davvero quello? Sì, sì, funziona. Io non so voi, ma io ho provato una volta con la lezione di inglese e mi sono svegliato che non sapevo un cavolo. Non avevamo dubbi. Vabbè, è normale. Il concetto è che questi trucchi nascono proprio per l'assenza del metodo. Cioè, se a scuola ci avessero insegnato un metodo per studiare, in realtà a scuola ti insegnano a studiare, non come studiare, non ci sarebbe bisogno di questi trucchi. Ci sono strategie, per esempio, come il Palazzo della Memoria, che viene da Cicerone, e quello nessuno lo conosce. Ma voi due siete laureati? Sì. Ah, beh, perché se dicevano no, immagini. Comunque sono approfondito. Al mio ultimo anno ho dato 14 esami in un anno, mentre al quarto ne avevo dato 2 con 2,20. Mazza, meglio della spada della CEPU. Cioè, porca miseria. Dai anche tu. Quindi con loro finisce l'era del compra gli esami, cioè non si possono più comprare. Esatto. Vabbè. Allora, sono ancora con noi Andrea Concio e Giuseppe Moriello di Metodo Universitario. Yes. Allora, visto, insomma, per cercare di arrivare agli esami preparati, ma soprattutto c'è una amica nemica di tutti gli studenti che è un po' l'ansia. Esatto, cioè ci accompagna sempre, ci ha accompagnato e accompagna tuttora gli studenti, però alla fine poi la paura di fallire, di andare male, quindi inevitabilmente di venire bocciati, è sempre dietro l'angolo. Sì, quando in realtà è una cosa un po' controintuitiva, perché il fallimento, se ci pensi, a bocciatura non è una strada verso il successo, è l'unica strada verso il successo, cioè è sbagliando che si impara, ce lo dicono da bambini. Esatto. Però stranamente quando veniamo bocciati all'esame no. Invece poi impara, quando vieni bocciato all'esame hai imparato un modo per non dare quell'esame. Sì, però vaglielo a spiegare a mio padre e mia madre. Io invece sono confermo, ho perso 2 anni di scuola e l'anno dopo ho avuto più esperienza. Sì. Tra l'altro andavo in una scuola femminile e per cui ho fatto molta esperienza. Allora abbiamo tante cose. Quello che dico sempre ai miei studenti è che la bocciatura è un po' come una delusione d'amore. Cioè è inutile che stai là a piangere, cioè impara quello che devi imparare e cerca di fare meglio la prossima volta. Ma quindi si può dire che questo è il consiglio principale che date a tutti? Fatevi bocciare. Fatevi bocciare. Ma voi invece che studiate? Come vi siete conosciuti voi? Come avete iniziato questo progetto? Guarda, è una storia molto divertente perché io e Giuseppe siamo nati e cresciuti a 1 chilometro di distanza. Sì. I nostri padri quando erano ragazzi si conoscevano, ma noi non ci siamo mai rivolti la parola praticamente fino ai 22-23 anni. Poi ad un corso di formazione ci siamo ritrovati su un balcone di Pallinuro, non so se conosci Pallinuro. Certo, come no. Un terrazzo bellissimo e ci è venuta e diceva: io ho questo sogno di fare il metodo di studio universitario. Ah, pure io ho questo sogno di fare il metodo di studio. Ok, facciamolo. E da lì, cioè a Pallinuro praticamente, dopo abbiamo fatto lo stesso liceo con gli stessi professori nella stessa sezione, non ci siamo mai parlati, però poi dopo è nata questa idea e ci siamo trasferiti a Bologna e abbiamo realizzato il metodo universitario. Allora ragazzi, dove vi troviamo su internet? Sì, allora sul nostro sito www.metodouniversitario.it, metodo si scrive come metodo, universitario si scrive come universitario, sì, la pagina facebook.it.
la pagina Facebook Metodo Universitario, e poi c'è il nostro gruppo Studenti di Successo. Ok, sì, su Facebook. Sì. E poi c'è il libro. Ah sì, il libro trovate sul nostro sito, La Bibbia dello Studente di Successo, i 5 passi per laurearti velocemente con voti alti senza chiuderti in casa 14 ore al giorno a studiare, anche se i tuoi esami ti sembrano impossibili. Soprattutto per l'estate, molto molto utile, sì, molto sì, comodo. Sì, sì, sì. Allora, grazie ad Andrea Concia e Giuseppe Moriello per essere stati grazie, con noi nella Coupletti. Grazie anche ai vostri amici che sono venuti qua e stanno filmando il tutto. Vogliamo sì, salutarli, sì. Come si chiamano? Fausto Forte e Sofia Pecoraro. Sembra una troupe televisiva davanti. Sì. Ragazzi, c'è neanche il red carpet a Cannes così. Hai capito? Telefoni. C'è foto flash. Dovete venire ai nostri corsi, ai nostri corsi. E allora faremo a QPP live dai nostri corsi. Una volta dai, vediamo il come cazzeggiare bene e avere successo. Io ho dentro PC tutti pronti che inizia a QPP.